Shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way. Bentornati su Watch Dogs 2, siamo qui per la quarta puntata e la quarta parte. Siamo qui e dobbiamo ottenere delle informazioni sulle consegne a parte della AUM e siamo arrivati in questa zona qui. Allora, vediamo. Qui non si entra. Si entra dal retro. Bella giornata. Allora, usa il jumper per accedere alle aree inaccessibili a Marcus. Ok, entriamo col jumper, quindi. Ok, qui non c'è nessuno. Ok, sblocchiamo con il jumper la porta per poi far entrare Marcus. Quindi il jumper sblocca. E poi adesso c'è il via libera per Marcus in quanto la porta è aperta. E possiamo far entrare Marcus. Ok, porta aperta. Marcus butta giù gli scatoloni. E via. Dove sei? Fatto. Ho qui la lista. Ok, bene, ora dovrai soltanto andare al centro di distribuzione e abbinare il numero di targa di uno dei loro camion a quello che è diretto in città. Ehi, è così analogico. Te l'ho detto. Luddisti. Intanto la moto che ho parcheggiato qua prima è sparita. Ogni volta spariscono le mie macchine. Ci tocca rubare le macchine e fanno un macello della Madonna. Ecco. Ma che succede? Oh no, no. Ok, lo facciamo manualmente e cerchiamo di capire, cioè, almeno quantomeno di non fare troppo casino, ma già mi vedo incasinato qua. Ok, se attiriamo dentro qua tutti non è malvagio. Ok. Due e abbiamo messi KO. Ora il tizio è di là. Forza, arrenditi!
che stiamo facendo pulizia piano piano. Non chiamare nessuno. Maledetta. Via, 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 via di qua. Occhio agli angoli. Eccola qua, adesso li saltiamo in faccia, non ci vede. Tac. Via. Lo yo-yo, ragazzi, è l'arma più figa che c'è. Aia, sparano, sparano, sparano. No, nasconditi. Prendilo. Oh. Cosa ti nascondi, somaro? Manca molto poca gente, manca, eh. Via. Vado a controllare. Questo si è svegliato, maledetto. Questo si è svegliato, maledetto. Mi viene, manca uno, penso. Manca la chiave, ragazzi, la chiave. No, ce n'è uno qua ancora. Vabbè. No. Eccolo lì, eccolo lì. Eccomi. Quindi manca solo quello con la chiave. No, la chiave è qui, l'ho già ammazzato e non ne ho preso la chiave, semplicemente. È uno di quegli hacker, prendetelo! Ok, prendiamo il furgone e andiamo. Ho trovato il camion. Ottimo. Cosa stai aspettando? Cogli l'attimo, amico mio. Vabbè, ma cacchio. Ogni volta sempre sto bordello con sti camion. Quando rubi le cose, un macello ti fanno fare. Va qua, non so neanche come portarlo fuori, sta bestia. Senza distruggerlo. Andiamo, dai, dai, via. Madonna mia, ragazzi, un caratrezzi più che un camion. Ok, abbiamo rubato la fornitura della AUM. E vediamo cosa c'è dentro. Se riusciamo a arrivare da... Ho il carico e sono in viaggio. Branch. Preparo il comitato di accoglienza. Ok, siamo quasi arrivati da Branch. Eccoci arrivati. Non abbiamo neanche distrutto più di tanto il camion, che ragazzi è veramente un carrattrezzi da guidare, proprio una roba incredibile. E siamo arrivati da Branch e vediamo cosa contiene il camion. Guarda qua, sembro Bartolini. Consegne. Merda. Vediamo che c'è dentro. Merda. Un Branch poco soddisfatto. Un momento. Ehi, dimmi che c'è qualcosa di buono. No, merda. Merda. Oh, oh, oh. Ma qualcosa ha trovato. Beh, qualcosa l'hai preso. Bene. Ma sarà davvero buono? Oppure cattivo? Chi lo sa? Stiamo parlando dell'AUM. Facciamo così, io sistemo questo stronzetto mentre tu vai a procurarci della caffeina. Cioè, vuoi che vi porti due caffè? No, lui è un robot. La caffeina è per me e per te. Ok. Per lui decaffeinato. Ok. Andrei veramente a prendere il caffè? Non penso. Ok, missione completata. E cos'è? Ti ho portato sta roba e non mi dici più nulla? Allora, vediamo un po'. Prossima missione. Intanto stiamo aumentando sempre di più i follower. Ci serve una mano all'hacker spazio. Gli agenti AUM non sono 2.0 per caso.
Ok, perfetto, quindi dobbiamo andare all'hackerspazio, alla base del DedSec, per vedere un po' cosa combinare con la AUM. Siamo tornati all'hackerspazio e vediamo di proseguire con la nuova missione. Ecco, il caffè. Sono andato a prendere davvero. Anche la Qualsiasi prego, pizza? signore. 3 caffè. Anche per Sitara, che è sempre in quest'angolo, ragazzi. Sta ferma tutta la vita. Ti chiama. Se sei alle sue spalle, ti chiama lo stesso. Se sei a 10 km, ti chiama. Ho fatto del Ti chiama e basta. mio meglio. Ok, e sei stato bravo. Sta lì. Dico che mi stai incolpando di qualcosa. Dico che. No, non capisco niente. Se mi hai chiesto di riprogrammarlo da basta, capo. ora Ma basta. che. C'è. Ho qui qualcosa. Oh. Wow. Ben fatto. Ehi, basta, Bull. È cocaina liquida. Secondo te a Josh fa bene? No, non se ne parla. Beh, oddio, a Josh un pochettino farebbe anche bene, un po' di Red Bull. Che lo tiriamo un po' su, Ci dai, che è siamo. sempre un po' mogio, cupo. Sei riuscito a far ripartire sto aggeggio, sto robot, e vediamo di capire che cavolo serve. Noi stronzi del Dersic, che come hackeriamo, programmiamo e rubiamo noi, non lo fa nessuno. E qualcosa magari Intanto Wrench beve e mangia Brindo al sempre. Dersic. Ah no, ok, forse si prova a tirare su la maschera mentre beve. Che sennò mangiare con la maschera davanti è veramente difficile. Bene, amico. Ora dobbiamo trovare una smart home ed entrare nel server. Che aspetto ha l'unità esempio all'Hyde Complex? Vediamo. Sicurezza scarsa. Mi sembra il posto giusto per testare. Dovrebbe. A caso, acquisti a caso, giusto per cambiare la maglietta. Basta Fox e via con una nuova maglietta. Ok, dobbiamo uscire, penso. Vediamo un po' dove è la missione. Qui. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raggiungere il complesso residenziale Ahead. Prova lo Zero Day sulla Smart House della Haum nel complesso residenziale Ahead. Ok, perfetto. Ci vediamo lì. Ok, siamo praticamente arrivati a questa casa, questa smart house della Haum, dove penso sia una casa robotizzata, adesso vediamo. Una casa comunque con molta tecnologia, vediamo un po' di cosa si tratta. Intanto scendiamo. Se l'apparenza sembra una bella casetta, quello sicuro. Allora, ci dobbiamo intrufolare? Esatto, ci intrufoliamo. Ehi ragazzi, il debutto è riuscito. Sono dentro. Ottimo lavoro, Marcus. Dai un'occhiata dentro la casa. L'AUM conserva tutti i dati degli utenti in locale come misura di sicurezza. Se riesci ad accedere ai video delle persone che visitano la casa, questo riuscirà a far scattare l'allarme. Ok, dobbiamo praticamente infiltrarci in questa casa che è una casa ipertecnologica. Utilizziamo il jumper. Qui cosa facciamo? L'allarme? No? Ok, sono attivate delle luci normali Benvenuto e ci all'AUM, sono la casa smart del futuro. Mentre ammirate le sue funzioni, robottini in ricordatevi di giro interagire con lo spazio interno. ovunque. Penso che siano tipo Toccate, allarmi, quindi sfiorate, aprite perché e continuano a usate dire ogni niente da oggetto che vi segnalare. attira. È la vostra esperienza, Vuol il dire che se mi vostro beccano viaggio. questi mi E quando fanno verrà il momento di fare una culo. scelta, ricordate, non è casa se non è un'AUM. Ok, ho preso la chiave di accesso. Ora dobbiamo salire, penso. Forse è proprio fuori. Vabbè, cominciamo a salire qua e vediamo. Ci sono altri robottini. Sì. Sono due, ce n'è uno fuori e uno qui. Come si suol dire, bene ma non benissimo.
Bella sta macchinina, sta moto, non male, devo dire. Non male. Allora, scarica la registrazione del server, ma è fuori quella roba lì. No, mi ha beccato. Sicurezza. Mi ha beccato. È qui fuori quella roba lì. Intanto sta arrivando la sicurezza, è un disastro. Ma che cacchio è dentro? Ok, siamo arrivati lo stesso dove dobbiamo hackerare. Stiamo recuperando i dati. Se non succede che ci sparano a Marcus, perché stanno arrivando dei rinforzi in quanto ci hanno beccato in pieno. Però ce l'abbiamo messa fatta. Abbandona l'area. Ok, dai. Adesso vediamo un po' com'è l'area, se è un bordello di gente o meno qua intorno, ma non penso. Nel senso che stiamo già scappando e ce l'abbiamo fatta, penso. Ok, perfetto. Quindi anche se ci hanno beccato col jumper, bello che si è riuscito a fare, diciamo, tutta la missione col jumper, quindi è bello che si possa utilizzare per completare le missioni. Non costringermi a portarti in centrale. Vai. Madonna, stavo per rubare la macchina alla polizia. Terribile. Vabbè, andiamo a piedi, tanto passerà una macchina. Ecco, il server era un trucco. No, quella dietro, un po' più veloce. Ci sei entrato? È solo uno snodo. I dati vengono conservati altrove. No. Questo hardware fuori, non funziona ora. Così. Se hanno installato qualcos'altro dovrei... Josh? Ci sei ancora? Ora sta leggendo 1000 comunicazioni interne al minuto. Ti daremo informazioni sul come, tu scopri il perché. Ok. Ok, siamo quasi arrivati verso un'altra parte di questa missione dove stiamo per andare a indagare su dove, sulla fonte praticamente del segnale di questa AUM, di questa società che produce appunto, come abbiamo visto, robot per automatizzare la casa. Marcus, i follower continuano ad aumentare. Questa è la reazione al potere della Bloom. Non posso credere che la gente abbia permesso tutto questo. La fantascienza che leggevamo da bambini, il Grande Fratello, il controllo, il precrimine, è già realtà, no? Grazie alla Bloom e al CTOS. Quegli autori l'hanno previsto decenni fa, ma li hanno ignorati. Sono tutti troppo occupati a fare soldi e a comprare oggetti di marca per capire che si tratta di un cavallo di Troia delle multinazionali. E non ci aiuta il fatto che il CTOS fa davvero ciò che annunciava di fare, no? Ci opponiamo a un sistema che in superficie aiuta la gente, ma la sfrutta di nascosto. È molto facile dipingerci come i cattivi. Ho una domanda per te. Quanto accesso ha il DedSec al CTOS? In altre città, quando c'era... Ragazzi, sono vicino all'accesso. Devo scoprire dove collegarmi. Mi è saltata la chiamata, stavo ascoltando cosa stavano dicendo. Bah, si è interrotta la chiamata. Nel frattempo noi eravamo già davanti al punto di accesso. Ok, ci siamo. Wow, la AUM riceve dati da tutte le parti. Non credo che questo sia solo il 2.0. Hai ragione, qui c'è troppa roba rispetto al numero limitato di apparecchi già in servizio. Entro nel loro sistema per scoprire dove mettono tutte queste informazioni. Ti faccio sapere. Tutto bene.
stazione segnalato un bersaglio precedentemente identificato alle vostre coordinate. Invio le coordinate su 1033. Fornire lo stato. Era lì, l'ho visto prima. Questo non si merda, non lo vedo. Andiamo. Non rompere le scatole. E già mi avete ammazzato il jumper. Ecco, qui sala piena di computer. Manco uno ce n'è di personaggio. Ah, qui c'è un puzzle da fare. No, va all'esterno, mi sa. Sì. Le telecamere lo possiamo fare? Sì. No, Marcus. Cacchio, ci stiamo beccando tutti. Fare una roba new soft. Questa pistolina di merda. Dovevamo prendere una pistola decente, no, invece. Non entrano? Sti somari? Sarebbe malvagio per noi, eh. Che possiamo, se possiamo fare il puzzle. Sparpagliamoci. Basta che non mi rompete il cacchio che sto facendo il puzzle. Ok, forse è fatto. Esci con le mani in alto. Oh cacchio. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente a capire dov'era tutta sta roba. E ora... ah, eccola lì la telecamera, non la trovavo. Vediamo di avvicinarci di avanti. Altra telecamera. Eccoci qua. Ok, sto per aprire la diga. Ora. Stiamo recuperando i dati, Marcus, finalmente. Che vuoi dire? Vi ho fatti entrare. E hai allertato la sicurezza della AUM allo stesso tempo. Devono avere un sistema ausiliario che controlla le connessioni. Nasconditi lì e aspetta. Succhiamo tutto a tempo di record.
Ok, forza. E muovetevi. Muoversi. Qui c'è gente che mi cerca da un'ora. Ah, ecco il recupero dei dati. Stiamo scaricando i dati di raccolta. Se riuscite a intrufolarci dopo aver capito che tutto il sistema di rete stava intorno al palazzo. E qua sta entrando qualcuno nel frattempo. Noi magari lo addormentiamo. Ok, se si muove a scaricare tutta sta roba, dai. 55% si allenti come le bestie. Intanto non c'è altra gente qua vicino, che non è male. Dai. Qui c'è qualcuno ancora qua fuori. Speriamo non entri, dai, che questo qua si sveglia nel frattempo. Rubiamo l'arma, che abbiamo una pistoletta nel cacchio. Intanto ci siamo quasi. Se si muovono. 95%, veloci. Buona. Adesso dobbiamo abbandonare l'area senza far troppo casino. Allora, andiamo. Qua l'area sembra abbastanza pulita. Allora, buttiamoci giù di qua. Via. C'è solo robottino. Sì, però beh, meglio non allertarlo, sennò mi chiama i rinforzi. Buona, abbastanza libera mi sembra. Andiamo. Intanto ha smesso di piovere, pioveva come una bestia quando sono entrato. Adesso tutto a posto. Una moto non c'è, no, ci tocca per forza far casino. Rubando qualcosa che suona. E ciao, sempre questo vizio di schiacciare R2. Che poi si arrampica ovunque. Dai, entra. Vai. Ok, andiamo. Dovremmo essere a posto. Esatto, obiettivo completato, buona. Ma dai. Cosa? Non va. Così non va. Sitara, cosa sta vedendo? Laum raggruppa gli utenti in flussi differenziati e poi vende l'accesso ai dati ad altre aziende, alle assicurazioni sanitarie soprattutto. E allora? Se ordini la pizza troppo spesso, il premio sale alle stelle. E Laum ci guadagna. Wow, brutta storia. E questo è soltanto l'inizio. Esamineremo per bene i dati e selezioneremo le parti migliori per un video. Che cosa sta facendo? Perché ha uno scopino nel culo? Ehi, spoiler! Spoiler! Ehi! Niente spoiler, promesso. Il video di Sit è quasi perfetto, quindi io e te ci faremo una gita per portarlo all'assutro. Vuoi aiutarmi a preparare tutto? Vuoi che la hackeri, vero? Lottisti, amico. Ricevuto. Ok, adesso invece dobbiamo incontrare Branch per hackerare il lancio della AUM 2.0 e dimostrare agli utenti che schifo stanno comprando, questo è. Quindi praticamente dobbiamo sputtanare la AUM, che è questa, appunto, questa azienda che produce aggeggi per la casa robotici, e praticamente dobbiamo sputtanarli e far capire alla gente che non devono comprarli. Nel frattempo noi stiamo andando da Branch e vediamo appunto di capire come fare poi insieme a Branch a fregarli completamente. Ok, siamo arrivati quasi da Branch. Devo dire che pian piano, abituandomi sempre di più al sistema di guida, devo ammettere che è migliorato parecchio rispetto al primo workshop. Ok, non siamo ancora a livelli altissimi, però diciamo che non dico che è piacevole, ma quasi. Infatti le macchine quasi non le distruggo, quasi. Perché vabbè, ogni tanto un po' di botti così ci vogliono. Allora, siamo arrivati da Branch nel frattempo. Vediamo qual è la sua idea per distruggere il robottino della AUM, che ne abbiamo un prototipo qui davanti.
Sei pronto? Sì, signore. L'autista sono io. Faccio sempre tutto io, però, A proposito, mi piace come l'hai verniciato. Faccelo vedere. Yeah. Oddio. Io dico che ci meritiamo Rosso. Una vacanza. Pompieri, sembriamo. Ho sempre voluto nuotare tra i delfini. No, tra le razze. Le razze sono fighe. Inizia, cazzelletto, sto coso. Le stronze hanno ucciso Crocodile Hunter. Non puoi fidarti di loro. Veto. Hai messo il veto. Delfini, allora. Oh, andiamo, Marcus. Non vorrei fidarti di quelli. Davvero? Perché no? Devi sapere che ho visto un documentario. In un delfinario hanno acceso le telecamere di notte perché la gente veniva uccisa. E il mattino dopo avevano uno snuff movie con i delfini. Sicuro che non fossero orche? No, 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 delfini, amico. Hai presente Flipper? Pezzi di merda. Tipo... Ok, nel frattempo stiamo salendo. Come verso la Sutro Tower. Finora abbiamo un veto su razze e orche, ma i delfini sono ancora in gioco. No, 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 non lo sono. Saggia scelta per le razze, quelle hanno ucciso Crocodile Hunter. Ehi, sono ancora confuso adesso, di che stiamo parlando? Coordiniamo i cambiamenti di angolazione per trasmettere i dati attraverso le antenne. Vi serve aiuto? A posto. Direi che per questa puntata possiamo finirla qui. E ci vediamo alla prossima, nella quale appunto ci infiltreremo all'interno di questa torre. Non fartelo raccontare, alla prossima, ciao!